Ζούσε κάποτε στον κόσμο τον αγιάτρευτο ένα γόρι ξεχασμένο και απροστάτευτο. Είχε ένα μικρό ταμπούρλο και το βάραγε την ψυχή βασανισμένη να τ' άραγε. Ταμ ταμ, ταμ ταμ, η γειτονιά του δεν το κράταγε. Ταμ ταμ, ταμ ταμ, τους δρόμους πήρε και περπάταγε. Ταμ ταμ, ταμ ταμ, καπνός τριγύρω δε φαινότανε. Ταμ ταμ, ταμ ταμ, μα κάπου πόλεμος γινότανε. Τι τα θέλει τα βιβλία και τα γράμματα, σ' όλους έρχονται μια μέρα τα γεράματα. Τι τα θέλει τα παλάτια, τα μαλάματα, η ζωή κυλάει με δάκρυα και με κλάματα. Τόπος δεν το χώραγε. Ταμ ταμ, ταμ ταμ, στις έρημιες μακριά προχώραγε. Ταμ ταμ, ταμ ταμ, ούτε ένα φίλο δεν κουνιότανε. Ταμ ταμ, ταμ ταμ. Μαριάννα, che ti è sembrato di questo, di questa carovana della gioia? Allora, la mostra era bella, sì. E poi il filmato, beh, in alcuni momenti mi ha fatto anche impressione, perché non è neanche giusto. Tu? Martina. Che ti è sembrato di questa carovana della gioia, di quello che hai visto? Della mostra, che ogni bambino di ogni nazione con i propri disegni ha voluto dimostrare quello che per lui è la pace. Mi sono fermato, debba dimostrare la libertà. Tam tam, che mi asura come clavepse. Tam tam, tam tam, pagori da sannire potane. Tam tam, tam tam, ma giro polemo sghinotane. Francesco. Sì. Guarda, questa mostra è stata molto bella perché ci sono molti disegni che vengono da tutto il mondo, che insomma manifestano il desiderio di questi bambini della pace. Secondo me però il disegno più bello è quello là. E dove sta? Ma l'ho perso. Eccolo, quello là dove quella bambina ha disegnato, dove si è disegnato la pace nel quadro. Bye.